Io sono CNT e oggi è domenica e spero che stiate passando una buona giornata. Io oggi mi sono riposato un po' e mentre mi riposavo ho guardato un po' di grafici. Cosa c'è meglio di riposarsi guardando questi cavolo di grafici? Vabbè, andiamo a vedere un po' la situazione di adesso e in verità oggi vi parlerò del più e del meno. Il mercato è abbastanza choppy. Choppy cosa significa? Che fa un po' su, giù, senza una direzione precisa e quindi parleremo un po' del più e del meno. Tanto oggi è domenica, quindi sono qui solo per fare una chiacchieratina. Andiamo a guardare il grafico di Bitcoin, stiamo guardando il 4 ore e adesso ci troviamo dopo questa salita, in questa maniera, con un engulfing, ci troviamo in questa situazione un attimo di stallo, dove sta facendo una correzione, un movimento dentro quest'area. Io sono ancora in long, sapete che sono entrato proprio in questa situazione e non ho tolto o aggiunto nessuna posizione perché quando arrivano questi movimenti di consolidamento a me piace aspettare e vedere un po' come si muove. L'analisi mia, quella che sarebbe a mio favore per il long qua, sarebbe A, B, C, D, E e poi cerca di fare un altro impulse facendo 1, 2, 3, giusto? In questa maniera. Se non arriva così, dovrò un po' rivedere, ma per adesso siamo in profitto, no fear. Con le preparazioni che abbiamo fatto, non abbiamo preoccupazioni e vediamo un po' come va la situazione. Intanto la mia analisi su Bitcoin ce l'avete già e ormai mi sembra di averlo detto più e più volte. Ieri sera vi faccio vedere un attimo questo grafico e vi metto anche qua l'order perché so che se non vi metto l'order nessuno ci crede e quindi vi metterò l'order anche se faccio un po' fatica a editare con il notebook. Sono entrato in short alle 10:01, mi sembra 02 o qualcosa, cioè in pratica appena è scattato questa candela. Prima abbiamo fatto questa risalita assurda, molto forte, che era del più del 10%, sì, 14% più o meno, e stavo aspettando l'occasione per entrare in short. Ormai sapete che mi piace tanto shortare, quindi stavo guardando questo tipo di situazione e ho detto ok, questa è l'occasione giusta per shortare. Abbiamo questo shooting star, abbiamo visto che si sta indebolendo. L'unica cosa, vi consiglio una cosa, quando vedete questo tipo di impostazione, andatelo a vedere su più time frame e avrete un entry molto più sicuro e fate attenzione che alcuni tipi di movimenti di questo tipo potrebbero essere dei flag. Quindi l'esperienza vi insegnerà a capire se questo è un flag o un retracement dove cerca di fare questo fill. Nel senso, guardiamo un attimo questa figura, vedete, dopo questo semi che sembra flag, però c'è un continuation in questa maniera. Se andiamo a vedere o mi seguo, ad esempio qua. Vedete? Questo qua è un flag perché fa una discesa di questo tipo, ma non continua più e risale. Vedete anche qua un po' più in piccolo, un po' più in piccolo. Però in questo caso sembra quasi che il downside abbia più controllo che questo tipo di flag. Ovvio, ora il flag può arrivare così extended e poi risalire, ma secondo me è utile andare a prendere un po' di profit da qua fino al non so quanto tocca. Il mio primo 50% sono uscito proprio qua, dove c'è la fine di questa candela e l'inizio di quest'altra, anche perché se andiamo a vedere indietro qua abbiamo questo tipo di resistenza. Quindi sapete che sono molto conservativo, rimango nel mio piccolo, ho tolto il 50% da qua a qua, che sono circa 3%, e poi ora sto aspettando il prossimo movimento, se riesce a prendersi tutto questo fill, o se no probabilmente riuscirò quando spaccherà il VWAP, se riuscirà a spaccarlo in questa maniera. Però perché vi faccio vedere questo tipo di play? Perché secondo me è molto facile da vedere, è molto facile impostare i vostri entry, i vostri take profit e il vostro stop loss. In pratica sono entrato in short qua e come stop loss, in verità dobbiamo andare a vedere 15 minuti, perché il mio entry l'ho fatto nel 15 minuti, e avevo detto di andare a vedere più time frame, giusto? È molto molto importante andare a guardare più time frame. Alle 22 ci troviamo in questa situazione, sono entrato in short e ho messo come stop loss questa linea per il mio tipo di build up e andiamo a vedere un attimo stop loss a 1,19
guadagno 3%. Alcune volte vi ho detto di ricordare questo tipo di figura, che è molto molto bello. A me piacciono questo tipo di curve che crea in continuazione, perché per me dà proprio questo senso di debolezza. Proprio sembra, vedi questo grafico che diventa pesante. Cioè, è difficile fare queste curve e poi creare un flag e salire. Questo è proprio, non so neanche se c'è la teoria dietro, ma è proprio l'esperienza che mi dice questo, che mi dà questo tipo di movimento, questa sensazione. Infatti, andiamo a vedere un attimo un secondo, cioè proprio per farvi capire la differenza. Vedete il flag come arriva? Arriva molto pulito, no? Guardate come arriva molto pulito. Non arriva con delle curve. Già i movimenti di curva. Ecco, guardate qua, vedete? Sale, movimenti di curva e poi cede. Questo non sembra un flag, è proprio un, non so neanche come spiegarvelo, ma penso che l'abbiate capito, perché dalla figura si capisce molto bene. Io che guardo molto più lo short side, dopo questi grandi impulse, mi viene molto facile prendere questi piccoli profitti che comunque non sono poi così piccoli. Se ora scende ancora di più, l'altro 50% lo prenderò. Se andiamo a vedere il 1 hour, ho proprio la linea a questi livelli, che era a 15, sì, perfetto, a 15, quindi 50% qua, 50% qua, o se no, se mi va a spaccare il VWAP. Su questo play ci vado abbastanza confident, ve lo volevo suggerire perché ci sono davvero, nelle cripto ci sono davvero tanti casi di questo tipo. Uno è Dogecoin, che potete vedere, vedete curve, curve, giù, ma questo qua sempre, dopo tutti questi impulse molto forti, vedete come fa il fade? Anche prendendo solo la metà di questo, di questa colonna, comunque sono, guardate, 10%. A me non me ne frega niente se Dogecoin faccia schifo, se Solana fa schifo, se Luna fa schifo, se Bitcoin fa schifo. A me importa solo quel momento. In quel momento ci sono molti play, vedete qua, Dogecoin. Poi ovvio ci sono grafici che lo fanno più volte, grafici che lo fanno un po' di meno. Però qua in questo caso era molto facile riconoscerlo perché se andate a vedere i ticker con il percentuale che sono saliti di più in questo dato periodo, che era salito 15% quasi, ho detto ok, vado a vedermi la lista di tutti quelli che hanno fatto questo stra impulse e dico andiamo a vedere quali shortare. Anche OmiSego era salito di tanto, ma non ho proprio trovato l'occasione di shortare e quindi non lo shorto. Andiamo a vedere un attimo più in dettaglio per capire perché non è arrivato questo tipo di movimento e perché non ho shortato ad esempio questo. Perché se andiamo a vedere ad esempio il 4 ore, anche se è un time frame molto più grande, guardate come è arrivato. È arrivato con impulse, correction, che è un flag, impulse. Perché è molto difficile entrare in questo tipo di situazione, perché proprio non capisco neanche come dovrebbe arrivare questo retracement e se andiamo a vedere come faccio io le mie valutazioni sarebbe 1, 2 e questo sarebbe solo il 3. Quindi il 3 poi può continuare non so fino a dove. E io in genere cerco di non fare questi tipi di trade. Ma anche se fosse venuto con un ABC e poi un impulse, non so darmi una tempistica e non riesco proprio a capire come fare questo tipo di play. Quindi se non vedo il mio tipo di setting, non faccio il play. Andiamo a vedere un attimo Luna, perché qua sto aspettando proprio un altro tipo di play. Andiamo a vederlo. Abbiamo un impulse. 1, 2, 3, 4, 5. In realtà questo 5 per me non è finito qua, ma abbiamo ancora un po' di margine sopra. Circa 88. Sto aspettando proprio il mio target price. Appena toccherà sugli 88, su questo livello, vedrò come arriva come volume, ovviamente. Ma sto aspettando questo movimento per andare in short. Aspetterò il target 88 e aspetterò un ABC che scende fino almeno 82. A 82 toglierò il mio 50% per poi lasciare il 50% per vedere che movimento fa. Perché vi spiego questo plan nel minimo dettaglio? Questo è un mio plan, Poi voi fate i play che volete. Ma voglio solo farvi capire questo plan in dettaglio perché avete visto che adesso ci troviamo in questa situazione. Ma se crolla da qua, io non faccio il mio play. Stick to your plan. Il vostro piano è fondamentale. Ok? Quindi il mio plan qual è? Tocca gli 88, 88,5 e vado in short. Ma qua, ovvio, se ora arriva un movimento
bam, così che spacca, non farò lo stesso il mio entry. Vedrò che io voglio delle candele che cominciano a consolidarsi su questa linea, qua così, in questa maniera. Tipo 3-4 candele che fanno questa cosa, o 5, 8 sono meglio. 8 candele che si stanno formando qua, short, bam. E cercherò il livello del 82 per come mio first target price. E sono 7%. Se volete capire perché ho fatto questo tipo di plan per gli impulsi che stanno qua dentro, l'analisi più dentro, chiedetelo nei commenti e vi farò un altro video dove ve lo spiego più in dettaglio. Ma oggi ero qua giusto per parlare un attimo con voi. Ieri vi avevo lasciato, ieri sì, vi avevo lasciato il long su Solana che per adesso stiamo andando abbastanza bene. Per oggi è tutto. Ah, niente, no, un'altra cosa. Prima di finire il video, vi volevo dire che comunque sono tornato su Discord. Trovate il link nella descrizione del video e là ci possiamo parlare di tutto. Potete postare anche le vostre interpretazioni e fare un po' di discorso insieme. Per oggi è tutto e ci vediamo.